Buon pomeriggio, benvenute e benvenute alla prima edizione del TG6, edizione che anche quest'oggi si apre con la pagina dedicata al Covid, bilancio delle vittime che sale all'interno della RSA Donorione di Avezzano, mentre scattano anche le denunce dei familiari degli anziani. Intanto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, chiede semplificazioni per i lavori negli ospedali. Alfredo Primante. È salito a 15 il bilancio delle vittime all'interno della RSA Don Orione di Avezzano, che da 2 settimane nella morsa del coronavirus che ha contagiato 85 pazienti e 17 fra medici e paramedici, trasformandola in un vero e proprio reparto Covid. Gli ultimi giorni hanno fatto registrare un aumento progressivo dei decessi, nelle ultime 24 ore ce ne sono stati altri 2, mentre restano stabili le condizioni degli altri ospiti, 35, risultati negativi ai test che sono in isolamento al terzo piano della struttura. Mentre alcuni familiari delle vittime annunciano denunce in procura, una informativa sarebbe stata consegnata dal NAS di Pescara alla procura di Avezzano, anche se il direttore della struttura, Don Vittorio 40, nega l'arrivo dei carabinieri nella RSA. Non abbiamo mai avuto questa visita. Ce l'aspettiamo magari che forse dopo l'emergenza verranno per qualche controllo, qualche cosa. Penso siano normali procedure, non me ne intendo. Però fino adesso non abbiamo avuto nessuna visita di questo genere. È un lungo cammino ancora che dobbiamo fare. L'importante è arrivare alla meta. Come mi piace dire sempre in questi giorni, abbiamo vissuto il venerdì santo. Ora stiamo vivendo il sabato santo, che è il tempo dell'attesa. Arriverà sta domenica di Pasqua. Inoltre la struttura da giorni è stata commissariata dal sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio e il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Aquilana ha ordinato che la consulenza medica venga effettuata esclusivamente dai medici dell'ospedale. La residenza è stata resa inaccessibile, mentre molti si interrogano su come sia stato possibile lo sviluppo di un così ampio focolaio, vista anche l'esperienza pregressa della primavera. Domanda questa, assieme ad altre, che approderà anche all'interno del Consiglio regionale, con una interrogazione presentata dal consigliere del Partito Democratico Silvio Paolucci. La provincia dell'Aquila, insomma, è pesantemente colpita da questa ondata di Covid. 101 i posti letto occupati nei reparti degli ospedali dell'Aquila e Avezzano. Un numero molto più alto di marzo-aprile, quando l'Aquilano era stato pressoché risparmiato dal contagio. L'ASL sta lavorando per riconvertire altri reparti al fine di reperire nuovi posti letto. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, ce n'è assoluta necessità a causa dei tanti positivi, anche gravi, che si presentano in pronto soccorso. Situazione altrettanto seria nel Teramano, dove nelle ultime 24 ore ci sono stati 149 nuovi contagi. L'ASL provinciale ha varato il primo bando per la riconversione dell'ex sanatorio in reparto Covid da 21 posti ed iniziative simili sono state messe in campo dalle altre ASL, mentre il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha chiesto al Premier semplificazioni per i lavori negli ospedali da discutere nel Consiglio dei Ministri di oggi. Scuole in affanno a Teramo, la lentezza nella tempistica dei tamponi e la carenza di organici sono criticità che stanno mettendo a dura prova il sistema scolastico e il comune corre ai ripari e vara delle misure sociali a sostegno delle famiglie in difficoltà, diminuendo le rette degli asili e delle mense. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Situazione complicata ma sotto controllo nelle scuole e negli asili teramani. Il comune di Teramo denuncia 2 serie criticità che stanno mettendo in difficoltà il sistema scolastico: la lenta tempistica dei tamponi a studenti e personale e gli organici monchi. È necessario dare delle risposte concrete, immediate, quotidiane a quelli che sono i problemi che si vivono nelle nostre scuole, perché in qualche modo non possiamo andare a intaccare quello che è un servizio primario che dobbiamo continuare a rendere nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda servizi educativi, l'amministrazione comunale che gestisce direttamente questi servizi ha ritenuto doveroso intervenire per dare delle risposte concrete di assistenza sociale a quelle che sono in qualche modo le difficoltà di questo momento. Criticità dunque che diventano macigni per le famiglie, e così il comune di Teramo vara 2 misure urgenti a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà. Da oggi saranno scomputate, non calcolate, le giornate di assenza dovute all'emergenza Covid, e quindi laddove un pediatra dovesse ritenere di mandare una bambina o un bambino a tampone,
i giorni di assenza fino allo svolgimento del tampone e fino alla piena guarigione del bambino non saranno calcolati nel pagamento della retta, ma saranno piuttosto scomputati dalla stessa. Allo stesso modo, come amministrazione, stiamo scrivendo a 50 famiglie sulle 170 che usufruiscono del servizio educativo, quindi parliamo del 33%, per dar loro un voucher, uno sconto che arriverà fino ai 250 euro per le famiglie sotto agli 8.000 euro di ISE e che arriverà fino ai 100 euro per le famiglie sotto ai 10.000 euro di ISE, quindi si tratterà di uno sconto che andrà in qualche modo a riguardare 4 mensilità per le fasce meno abbienti fino alle 2 mensilità per invece coloro che sono al di sotto del reddito dei 10.000 di ISE. Intanto la Regione Abruzzo si sta orientando per estendere la didattica a distanza alle superiori dal 75% al 100%. Il sindaco D'Alberto, in un incontro con il governatore Marsiglio e l'assessore regionale Verì, chiede di accelerare e velocizzare i protocolli sanitari. Chiudere le scuole sarebbe una resa. Va assolutamente ridefinito il protocollo, soprattutto per quanto riguarda il controllo a monte da parte delle istituzioni scolastiche, ma soprattutto dell'anello territoriale, dei medici di base e dei pediatri. È necessario che ci sia un filtro efficace, altrimenti tutto si riverbera appunto su ASL e SIESP con l'effetto di mandare in affanno le strutture e di portare il sistema alla paralisi. Proseguiamo con la cronaca. Un'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti attiva su Foggia e provincia Abruzzo e Molise è stata sgominata dai carabinieri nell'ambito di un'operazione antimafia che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri di Foggia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Tra i destinatari delle misure anche alcuni affiliati alla cosiddetta società foggiana. Al vertice del gruppo criminale c'era Gianfranco Bruno, già detenuto, detto il primitivo di 42 anni, cognato di Rodolfo Bruno, ritenuto dagli inquirenti boss storico di Foggia, ucciso nel novembre 2018 in un bar di periferia in un agguato mafioso. E delle 16 persone raggiunte dalle misure cautelari, 5 sono destinate al carcere, 11 ai domiciliari con l'accusa di spaccio di stupefacenti, per lo più cocaina, hashish e marijuana, organizzato nella provincia di Foggia e nelle vicine regioni di Abruzzo e Molise. L'organizzazione criminale aveva a disposizione armi e munizioni, alcune delle quali reperite anche illecitamente dal tiro a segno di Foggia, e questo è quanto riferiscono gli inquirenti. Protesta questa mattina sotto l'assessorato regionale alla sanità degli aderenti all'Unione Sindacale di Base per chiedere la reinternalizzazione nel pubblico dei servizi sanitari che al momento sono in appalto ai privati. Una delegazione dei lavoratori è stata ricevuta in assessorato. Paolo Renzetti. Stamattina a Pescara c'è questa protesta sotto la sede dell'assessorato regionale alla sanità degli aderenti, dei lavoratori aderenti all'Unione Sindacati di Base. Perché questa protesta? Perché da anni comunque lavoriamo negli ospedali della ASL 02 dove ci sono questi appalti e in questa emergenza Covid non si è fatto nulla, pur promesse fatte sia dalla regione che dalla maggioranza che dall'opposizione sull'internalizzazione di questi servizi, soprattutto per quanto riguarda anche la tutela sia dei lavoratori che dei cittadini. Non vi è questa tutela in questo caso. Quanti sono i lavoratori interessati da questa vertenza? All'incirca più o meno un 300 su Lanciano Vasto Chieti. Si parla di appalti sia per servizi, quindi si parla anche di imprese di pulizie, di ristorazione, le mense degli ospedali sono in appalto, ma noi che siamo qui oggi sotto l'assessore siamo dipendenti delle cooperative che svolgono servizio di ausiliariato o di OS, quindi lavoriamo nelle corsie degli ospedali. Voi avete chiesto un incontro all'assessore Verì? Noi più volte ci siamo interfacciati con l'assessore Verì. Lei è a conoscenza di tutte le nostre proposte, problemi e proposte. Purtroppo è stata bocciata la proposta del PD di Paolucci, che è l'opposizione, e hanno rifiutato questa proposta, che è stata fatta anche da noi insieme a Paolucci per proporre proprio questa internalizzazione di noi che da 10 anni, anche 12 anni, lavoriamo negli ospedali di Lanciano, Vasto e Chieti.
La CNA si è espressa sul nuovo decreto varato dal Presidente Conte, parlando di scelte illogiche e improvvisate. Alcune misure del governo annunciate ieri dal Presidente rischiano di rappresentare altrettanti colpi mortali ad alcuni comparti della nostra economia, in particolare per il comparto della ristorazione. Chiediamo che queste misure siano riviste quanto prima, perché la doverosa lotta alla pandemia non può trasformarsi in penalizzazione per operatori che hanno sempre agito con coscienza. Lo afferma il direttore regionale della CNA Abruzzo, Graziano Di Costanzo, secondo cui diversi provvedimenti contenuti nel testo del nuovo DPCM appaiono improntati a improvvisazione. Su tutti, quello legato alla nuova disciplina degli orari delle attività di ristorazione, che sfuggono ad ogni logica e appaiono cervellotiche. Si tratta di un comparto che era già uscito particolarmente penalizzato dal lockdown, in cui i gestori hanno investito in questi mesi ingenti risorse per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza imposti dalle misure governative e regionali, risorse investite anche dai titolari di palestre che si vedono addirittura colpiti dalla chiusura totale. Per queste categorie non basteranno nuove misure, pur annunciate, di ristoro e sostegno a scongiurare esiti drammatici per imprenditori e dipendenti, anche in ragione del fatto che le precedenti sono state spesso erogate con ritardi inaccettabili. In ogni caso, il governo deve intervenire eliminando anche la riscossione di tasse e tributi. Sarebbe stato più sensato, conclude Di Costanzo, che le scelte per il contenimento dell'epidemia si fossero ispirate a un allentamento reale dei pericoli legati alla mobilità pubblica, agli orari di ingresso dei posti di lavoro, all'organizzazione della didattica in presenza, oppure sanzionando quanti non rispettano le regole. Invece si è deciso di colpire settori vitali delle nostre città, misure contro cui ci batteremo in tutte le sedi, e infatti sono già annunciate le mobilitazioni. Ma proseguiamo col nostro telegiornale. Ha suscitato clamore la decisione dell'assessore comunale al commercio di Pescara, Alfredo Cremonese, di rimettere la sua delega nelle mani del sindaco, un atto tutt'altro che simbolico. Vediamo perché nel servizio. In realtà è una decisione, una protesta nei confronti del governo, nei confronti del premier Conte. Io ritengo che questo governo stia prendendo delle decisioni schizofreniche e serva in questo momento un governo che sia davvero, metta in campo delle soluzioni concrete in aiuto delle attività produttive. Penso che la salute pubblica sia il primario bene da tutelare, e a questa ragione, se è necessario un lockdown, ben venga, a condizione che il governo stabilisca prima quali sono gli indennizzi da dare alle attività produttive, perché dietro le attività produttive ci sono famiglie che devono pagare mutui, prestiti, devono sostenere dei dipendenti. È incomprensibile la motivazione per la quale i ristoranti, bar e gelateria vengono fatti chiudere alle ore 18, è incomprensibile perché lo stesso governo ha chiesto a queste attività di spendere soldi per adeguare a dei protocolli sanitari, e dal giorno alla mattina, dalla sera alla mattina, decide di chiudere quelle stesse attività, facendogli buttare migliaia e migliaia di euro. È incomprensibile che non siano intervenute su alcuni interi settori, penso a quello dei matrimoni, del wedding, penso al settore dello spettacolo e dei grandi eventi. E allora io ho ritenuto opportuno rimettere la mia delega al commercio nelle mani del premier Conte e di chiedere a tutti coloro che hanno la mia stessa delega di fare altrettanto in tutta Italia, perché a mio giudizio non deve esistere solo una responsabilità politica in capo a Conte, ma anche una responsabilità morale per la morte di tante attività produttive che purtroppo avverrà entro fine anno. Lei è nella doppia veste di consigliere comunale, dunque di amministratore, ma anche di commerciante. Cosa pensa di quello che sta accadendo in queste ore? Abbiamo speso e investito soldi per poterci adeguare alle normative Covid, quindi abbiamo investito in plexiglass, in sanificazione, in sanificazione. Io credo che si debba poter lavorare in serenità, mantenendo chiaramente tutte quelle che sono le nuove regole, piuttosto far rispettare quelle nuove regole invece che farci chiudere e metterci ancora di più in ginocchio, perché ripeto, dietro a un'attività commerciale, dietro a un ristorante, dietro a un bar, dietro a una gelateria, dietro ai matrimoni ci sono famiglie che mantengono altre famiglie.
E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale che apriamo parlando di calcio. In casa Pescara c'è attesa per conoscere l'entità dell'infortunio riportato da Drudi con il Frosinone. Bellanova invece è pronto a tornare in gruppo dopo aver superato il Covid. La società va avanti con Massimo Oddo dopo il brutto inizio di campionato e l'ultimo posto in classifica, mentre la squadra prepara il match di Coppa Italia di mercoledì alle ore 18 a Parma. Il difensore Scognamini analizza i motivi di questo momentaccio, ascoltiamolo. Ma sicuramente in questo momento difficile, sicuramente non ci nascondiamo. Ci tenevo a precisare una cosa che poi ho letto in settimana, che il mister ha detto che la colpa è sua. Non sono d'accordo, perché lui sta facendo di tutto per metterci, come posso dire, a tutti il modo migliore per dare il massimo, per giocare bene, per fare qualcosa, per uscire da questo momento. E noi giocatori in questo momento non lo stiamo facendo. C'è qualche problema forse mentale, perché si vede, sbagliamo delle cose elementari, quindi in questo momento ci dobbiamo solo assumere le nostre responsabilità e solo noi squadra possiamo venirne fuori da questa situazione brutta, come dicevi tu. Un motivo ancora non lo trovo, altrimenti potremmo risolvere il problema, però vedo delle difficoltà che noi giocatori in questo momento abbiamo e non riusciamo a reagire. Ci eravamo promessi di fare una partita di attenzione, sacrificio, e invece alla prima difficoltà poi ci siamo sciolti, quindi non riusciamo nemmeno a fare quello che ci diciamo, quindi sicuramente paghiamo questo, ecco. Però solo noi ne possiamo venire fuori. E da un pessimo inizio di stagione passiamo invece ad un inizio stagione brillante, sto parlando di quello del Teramo in Serie C. La squadra di Massimo Paci ieri ha superato l'ostica Juve Stabia grazie allo splendido gol di Arrigoni a inizio ripresa. Per il capitano il primo gol in maglia biancorossa. Il Teramo resta al secondo posto dietro la Ternana, che ha una gara in più. Vediamo le fasi salienti del match e le parole del tecnico teramano Massimo Paci. Quarta vittoria su 7 gare giocate, imbattibilità ancora intatta ed una cavalcata che continua nei primissimi posti della classifica. Il Teramo batte la Juve Stabia grazie al primo gol in maglia biancorossa di Arrigoni, nel giorno tra l'altro in cui il Covid tocca direttamente il gruppo squadra biancorosso, con le positività di Costa Ferreira e Bombaggi. Paci sceglie K per sostituire il portoghese e fa tornare Diakité al centro della difesa per far posto a destra all'Asic. Per il resto in campo va la formazione consueta, mentre le Vespe optano per un più accorto 3-5-2 con Romero e Bubas in avanti. I gialloblu non rinunciano a giocare nel primo tempo e si fanno anche pericolosi in alcune occasioni. Al 12esimo Trest non impatta per pochissimo di testa il pallone dagli sviluppi di una punizione. 5 minuti dopo Mastalli serve Romero, che in bello stile supera Piacentini e spedisce un mancino di poco sul fondo. Il primo squillo del Teramo arriva al 24esimo, quando l'Asic al volo mette in mezzo per K, che di prima intenzione prova la deviazione sul primo palo, ma di riflesso Tomei mette in angolo. Tentardini al 31esimo si trova al posto giusto nel momento giusto per rimuovere dalla testa di Trest una palla che il difensore avrebbe solo dovuto spingere in porta. 2 minuti più tardi Tomei pensa ancora che Tentardini sia il suo compagno di squadra quando gli lascia il pallone e crea involontariamente un'occasione per il Teramo. Arrigoni poi verrà murato da Mastalli. Berardocco lascia il campo acciaccato per Bova ad inizio ripresa, ma la gara va subito nelle mani del Teramo. Al quarto, infatti, Andrea Arrigoni guarda il suo ex compagno di squadra tra i pali e fa partire un tiro che si infila sotto l'incrocio. È il primo gol con il diavolo per l'ex Lecce e sarà anche la rete che deciderà il match. K al nono prova ad imitarlo, ma Tomei questa volta mette in angolo. La Juve Stabia prova la risposta con un diagonale di Bubas che si spegne a lato, ma le Vespe non riusciranno ad essere più concreti dalle parti di Lewandowski. La girata di Romero, che si spegne sul fondo al 39esimo, è l'ultima vera chance per i gialloblu, che non danno continuità al successo contro la Cavese. Il Teramo invece dà risposte importanti sia dal punto di vista della tenuta fisica che di quella mentale e si preparano al match di sabato prossimo in casa della Paganese. Una partita difficile, come hai detto tu, probabilmente non la più difficile, perché a Bari abbiamo sofferto maggiormente.
Il loro assetto tattico sì, nel 3-5-2 che poi diventava un 5-3-2 perché il loro atteggiamento era un po' attendista nei nostri confronti e infatti è molto difficile trovare sviluppi di gioco quando incontri una squadra che ha il baricentro così basso. Mi aspettavo una squadra forte e abbiamo trovato una squadra forte. Ero un po' preoccupato all'inizio della partita perché poi stamattina con la comunicazione dei due ragazzi positivi non è stato facile mantenere alta la concentrazione, quindi i ragazzi sono stati bravi perché era una partita con molti ostacoli all'interno della stessa partita. Mi fa piacere, ma fa enormemente piacere. Io cerco di non prendere, no, sono i ragazzi, il merito va tutto ai ragazzi, va, perché in campo ci stanno mettendo l'anima e quindi io cerco sempre di rimanere un po' defilato perché vedere una squadra correre in questa maniera, no, e aiutarsi l'un per l'altro è bello, è importante, quindi la scena è la loro. I complimenti fanno piacere. Oggi sono andato sotto i distinti perché è l'ultima partita che faremo con il pubblico e questo dispiace molto perché al gol di Harry ho sentito un boato e erano in pochi, nel senso che per il fatto del coronavirus non, la capienza era limitata. Credo che questo stadio quando si anima di entusiasmo, non so al gol cosa possa succedere, quindi dispiace molto. In Serie D il Notaresco lascia al Campobasso la vetta solitaria della classifica. La squadra di Epifani viene fermata sull'1-1 nella trasferta di Montegiorgio. Al gol dei marchigiani di Cucù ha risposto Cesario. Risultato tutto sommato giusto e che può accontentare entrambe le compagini. Termina con un pareggio sostanzialmente giusto il match del Tamburrini tra Montegiorgio e Notaresco, una gara divertente nel primo tempo dove si sono susseguite diverse occasioni da gol, mentre più bloccata nella ripresa dove a farla la padrone è il nervosismo. Il primo a farsi vedere è il Montegiorgio, all'ottavo con Onicioli che ruba palla al limite e affrulla e serve Cucù che ci prova, il tiro viene ribattuto, poi sulla prima palla vagante si avventa Zancocchia che spara altissimo. Al decimo Marani rischia moltissimo rinviando addosso a Cesario, ma buon per lui, il pallone finisce fuori. Al tredicesimo ci prova lo stesso Cesario all'interno dell'area di rigore, ma Perini respinge. Un minuto dopo ancora Notaresco a farsi pericoloso con Vanegas che serve Lattarulo che mira il palo più lontano, ma il pallone sfila fuori. Al ventesimo il risultato si sblocca. Omiccioli calcia una punizione della propria metà campo pescando alla perfezione Cucù che mira al volo l'angolo più lontano, laddove Sciba non può arrivare. Esplode il Tamburrini per il secondo gol stagionale del numero 10 di casa. Il Notaresco non demorde, al 34esimo va vicino al pari con una punizione bomba di Frulla che impegna Maragna alla respinta di pugno. Al 37esimo i rossoblu abruzzesi la impattano, punizione il solito Frulla, la palla a Gallo che fa sponda verso il secondo palo dove Cesario insacca. Nella ripresa le azioni si contano solite di una mano, al quinto Cucù ci prova dalla lunga distanza ma non inquadra la porta. Tre minuti dopo grossa protesta di Vanegas che viene atterrato da Montanaro in area ma l'arbitro farà proseguire. Al 28esimo azione sulla destra lo scatenato Vanegas che mette in mezzo dove Lattarulo in piena area di rigore gira verso la porta ma Marani si allunga e respinge. Al 32esimo ci prova Pampano, facile per Sciba. L'ultima emozione in pieno recupero con Cucù che ci prova su punizione ma Sciba va sul pallone e su questa azione l'arbitro fischia tre volte per un pareggio che può stare bene ad entrambe le squadre. E la matricola a Castelnuovo conosce il suo primo dispiacere stagionale. La squadra di Guido Di Fabio cade di misura per 1-0 a Castelfidardo dopo una prova piuttosto opaca. La sfida delle matricole del girone F della Serie D e dei Castelli va ai marchigiani del Castelfidardo che hanno battuto 1-0 gli abruzzesi del Castelnuovo. Una vittoria meritata, quella ottenuta dai fidardensi che questa volta ad una prestazione di buon livello, come nelle precedenti due gare, hanno abbinato anche la conquista dei tre punti. I padroni di casa hanno di fatto dominato l'incontro sin dalle prime battute, proponendo un gioco veloce sugli esterni e con una linea d'attacco a tre con Gnambè, Giampaolo e l'ottimo
Draconi a garantire anche la fase difensiva sul possesso palla avversario. Il Castelnuovo di Guido Di Fabio è apparso al di sotto delle aspettative. Sbarbati, uno degli ex, l'altro era Terrenzio, ha avuto pochissimi palloni giocabili e in mezzo al campo il baby Basilico non è stato all'altezza delle precedenti prestazioni. Per 27 minuti abbondanti il pallino del gioco è nelle mani di Didio e compagni, che provano a spaventare Natale con Cusimano dopo appena 3 minuti. E un attimo dopo Natale deve intervenire a mani aperte per respingere un'insidia da pochi metri. Il gioco dei locali è gradevole perché si sviluppa su entrambe le corsie e con interessanti verticalizzazioni. Terrenzio è chiamato al salvataggio sulla linea sulla rasoiata di Fermani. Castelnuovo non pervenuto. Solo nel finale di tempo si affaccia nella metà campo locale con un traversone dalla destra che David blocca in presa alta. Nella ripresa i biancoverdi ripropongono lo stesso ritmo dei primi 45 minuti di gara e dopo appena 80 secondi trovano la rete del successo. Gnambè vede l'inserimento in area di Giampaolo che tra due difensori riesce ugualmente a calciare in rete. Tiro non forte ma angolato, nulla da fare per Natale. Neroverdi che provano a riorganizzarsi subito. Di Ruocco impegna David in una parata a terra non difficile. Mister Di Fabio inserisce forze fresche, Olivi e Bregasi al posto di Morganti e Basilico, riassetta la squadra, ma di rifornimenti per Sbarbati neppure l'ombra, tant'è che l'attaccante ci prova dalla distanza ma senza grandi pretese, è il 31esimo. Il Castelfidardo la partita però non la chiude, così nelle battute finali dell'incontro, recupero compreso, subisce l'assalto degli avversari che si rendono pericolosi con un piazzato di Loviso che spaventa David, ma nessuno è pronto a spingere in fondo al sacco il pallone. Alla fine è giusto così, il successo del Castelfidardo è meritato. Agli abruzzesi resta il rammarico di non aver interpretato la sfida come avrebbe voluto Mister Di Fabio. Termina qui questa edizione del TG6, tutti quanti i servizi che avete visto sono su YouTube e sul nostro sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con l'informazione alle ore 19, grazie e buon pomeriggio.